esattamente questo. Però mi servono le didascalie. Chi sono queste? Eh sì, no, almeno i nomi, fino a casa. Le professioni, no, no, quanti anni hanno? Bene, solo le facce. Imprenditoriali. E invece il quindi perché faccio fatica, quelli muletti, ok, sì. Quelle robe come si chiamano? Devo chiederlo, non è facile, non è facile per me. Resta la magia, la meraviglia. Si chiamano cestelli. Che meraviglia, i cestelli. La religione. Dopo, senza il permesso di Reggiana Calcio. Ma andare sopra uno di quelli, ti portiamo in alto fino al soffitto. Ma spero ci sia la visita all'azienda adesso, no, adesso che è la cosa più bella. No, ma sì, no, assolutamente, ma no, ma devo abbassare un po' per via del diabete. Forklift cosa significa? Forklifts. Lo so, ma cosa significa Francesco Pioppi? Forklift, quel nome lì tradotto, io faccio fatica. Sì, è così. Cosa può significare, Fabrizio, esattamente forklift? Ma dove sono gli altri 50 collaboratori, lavoratori? Ci vogliono tutti. Ah, ecco già. Bella questa foto. Il conte di Dinazzano è una delle cose più belle, non te l'aspettavo. No. Sì, devo far filmare anche una maglia saltarina, ma dove la faccio? No, meno che io sogno questa cosa sull'azienda simbolo del paese di Valle Magnani, Zappi. Non conosco l'ambito, ma so che Matteo Donnelli, non so se lavori ancora per loro, ma ha lavorato per una vita. Ma era anche un manager, un ruolo molto importante. Ha una bella rubrica sul Carlino Nazionale. Sì, per Bacco. Con foto anche dopo. Ce l'aveva prima, ma nelle pagine di economia. Per Bacco. Lo seguo su Facebook, l'ho tenuto a battesimo io a suo tempo. Stiamo Matteo. Andiamo. Filippo Menegoni, come fa Satalino di nome? E Mario Sampierisi. Okay. Già come siete? Io, caro Vaine Magnani, sogno una Reggiana o un Sassuolo ormai versione Atalanta. Non so se arriverò vivo, ma sogno l'emozione dell'Europa. Gasperini è un uomo che, ad esempio, Melegoni si è allenato. Sì, assolutamente. Quando uso la terza persona sono in diretta, evidentemente. Non avrebbe senso chiamare Vaine Magnani col nome e cognome privatamente. Però Gasperini, se Melegoni lavora 10 anni con Gasperini, arriva in nazionale. Ciao Mario, ciao. Mille. Ciao. Melegoni, le auguro di giocare in Europa con l'Atalanta, in Champions League, in una finale di Champions League, almeno un minuto. La ringrazio. Se lei lavora 15 anni con Gasperini, arriva in nazionale, glielo dico io. Speriamo, davvero. Perché c'è mio figlio che vuole fare la foto con loro. La cosa più bella, ecco, questa è l'automobile di dei miei amici, quello del mio ispiratore del taglio di capelli, spacciatore, no, veramente è un ragazzo che dovrei denunciare in senso letterale, purtroppo è passato il momento. Andrea, grazie. Ha preso una mito usata. Magia e meraviglia. More than forklift. Magia e meraviglia.
E se io lavorassi, e se io fossi in Gazzetto in Carlino, vai, no? È una pagina sull'azienda o sul Nazionale di Carlino, con la Reggiana sullo sfondo, i dati. No, io guardo poco Tele Tricolore, ma Franco fa una scheda a parte in genere degli sponsor? No. Io non la guardo perché poi va via da internet, perché la cosa è più bella, ma non perché sono loro, poi Arceto, un paese, una frazione, neanche un comune, una frazione. Beh, affascinante però, assolutamente affascinante, direi unica. Nuova 500, tra l'altro la 500 è la macchina preferita da mia moglie, rossa, esattamente questa. No, non così singolare, ma... Col tettuccio? Ah, col tettuccio. Che meraviglia. Il raduno del Turtal Fiat, ma che meraviglia. Villanova Manto. Ma che meraviglia. Sì. È la cosa più bella della giornata per me. Assolutamente. Se io fossi un direttore, metto in prima pagina la foto della macchina. Che meraviglia. Io generalmente... Ma essendo sempre col calcio non riesco, tutto a club però... Ma raduno dei tortelli è andato e solo uno? Sono andato. C'è un adesivo unico. Raduno dal Turtel, Fiat 500 e derivate, Villanova De Bellis Mantova. Sono appena stato a Mantova, mi ricordo il nome De Bellis che è di un grande giornalista. Ciao a tutti. Ciao Mario. Questa è un'immagine splendida per tutto Reggio. Ho visto una cosa esilarante, il sindaco di Reggio... Ma tu, perché non... Ma non mi fanno scrivere, cavolo! Ma nessuno! Nicola! Ma che Nicola? Cioè, magari! Ma non mi fa scrivere, ma tutte le cose che... certo, sì. Tra l'altro Giuseppe Bucarini è un caro amico, ma non c'entra più, purtroppo. Aveva presa lui la testata, ma adesso invece è cambiato il discorso. Eccoci qua. Magia e meraviglia. Meno fi. Pum pum pum. Voglio comprare i tamburi per incitare i miei amici e portarli agli eventi. Fabrizio Menozzi, pum 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 pum. Fabrizio Menozzi, pum 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 pum. Perché poi, beh certo, io non faccio questi show privatamente. Io non parlo mai. Poi perché non so i nomi dei familiari. Ma come salgo? Ah, dopo ti facciamo salire. Sì, il problema è salire. Si apre magari. Io sono... Il problema è scendere Se sali lì sopra probabilmente si bloccherà. Tra l'altro anche... Soffri? Di capogiro, cioè se arrivo fin lassù... Ti sdrai, stai lì. E io sono figlio di agricoltori. Una settimana, 15 giorni, non, stai su. Non mai. Questo... E ho un capannone dove lavora un'azienda edilizia, è solo un magazzino, ma è affascinante per me. Sono le cose più belle per me. La cosa più bella di oggi è la 500 di San Pirisi, che se io fossi un direttore metterei la foto in prima parte. Grazie mille. Io salgo per l'aperitivo, però dopo, senza dirlo alla Reggiana, sogno di filmare questa meraviglia. Sì. Ma è finita qua la sede? Cioè, no, questo, no, so che ne avete 7. Questo è... Solo lo showroom di qua. Ecco, mentre aspetto. Questo le faccio vedere. Grazie. Approfitto, tanto vanno piano, perché dopo alla fine le fanno segno quelli della Reggiana. No, è matto, esagera. Siccome vivo per queste cose, lavoro dottoressa gratis, a mie spese, contro... l'immagine più bella di quei sono quei copertoni. Meravigliosi. Ma io lo farei per tutte le aziende. Il problema... Qui abbiamo gli usati, qui verniciatura, lavaggio. Posso inquadrarlo o non vuole, dottoressa? Sì, sì. Come si chiama solo il Sono nome? Elena. E qui abbiamo il nostro magazzino. Questo vorrei farlo, dottoressa, in tutte le aziende del mondo, sì. Ma un conto è quando c'è un traino, come dire già. Un altro conto c'è tutto un timore, capisci? Sì, sì.
il motto è: ma noi perché dobbiamo concederti la nostra immagine? Chi sei tu? Ed è bellissimo. Ecco, vede, poi, anzi le chiedo scusa per... Il mondo è fatto di massimi, ma anche di minimi. Vedere il bidone e la spazzatura significa che si lavora. Esattamente. E tanta gente dice, lo vedi perché non ha senso farti fare le immagini, perché fai apposta a renderle brutte. No, è il contrario. Il mondo è fatto... Cioè, voi oggi sapevate della visita, ma è diverso se prendiamo appuntamento, perché se prendiamo appuntamento raccontiamo una realtà che non è vera, nel senso che capisce, non parlo di voi. E la cosa più bella è questa, è esattamente questa. Grazie. Quanti metri quadri sono? O chilometri? Bello, bello. Fate molto Expo, dottoressa? No, questo non ho fatto in tempo. Noi Italia. Importiamo. Eh? Questi sono tutti prodotti che importiamo e copriamo tutta l'Italia. Ma le persone della foto erano... Tutti, cioè, i nostri dipendenti. Sì, no, ma intendo tutti e soli quelli che... Perché avete 7 sedi? Sì, solo o c'è qualcuno assente? Qui. Ah, ok. Bello. Nelle altre sedi abbiamo... Ma qual è il direttore generale? Non c'è? È Ruini, il nostro amministratore. E anche il fondatore, immagino. Sì, tutto lì. Invece l'altro è il socio, l'altro sì, in conferenza. Sì, il socio è Kim, certo. Team, quello di spalle, e Genovese, l'altro. Genovese, signore. Che cos'è Genovese? È un socio. E si chiama di nome? Paolo. Di dove sono esattamente? Loro abitano a Milano, sia Genovese che Chimentino abitano a Milano. E invece... Ruini è di qui. Del paese? È di Scandiano. Io racconto proprio, dottoressa, i luoghi. È meraviglioso perché questo è bellissimo in generale, ma non solo questo, tanta azienda. Declinato a una frazione. Quanti abitanti ha Aceto? Che non lo so. C'è il castello di Aceto. Sì. Pochi, una frazione. È ancora più bello perché nelle grandi città c'è di tutto, a Reggio c'è di tutto. Declinato a una periferia, a una frazione di un paese che è come fosse Reggio, perché Scandiano è vicino. È quella che io chiamo magia. In aperta campagna, invece che vedere semplici terreni, c'è una grande azienda. Piccole e medie aziende, esatto, che, esatto, che cercano di fare grandi cose. Siete, dottoressa, con un'industria, sono appena stato a un loro evento, stavo pensando a quale. Siete con un'industria o con piccole e medie imprese? Piccole e medie imprese. Sì. API? Sì, penso di sì. Mm. Noi siamo associati CNA. A CNA? Sì, bello. Come si chiamano? Cestelli, mi hanno detto. Queste sono piattaforme a pantografo. Ma le fate voi? No, queste sono JCB, vengono JCB, un marchio inglese. Quindi voi le rivendete? E questa è? È Combilift, praticamente. Ah, di dove sono? Questa è inglese, quello è? Irlandese. Bello. Irlandese, poi abbiamo un terzo marchio che è tedesco. E anche questo lo rivendete? Sì. Noi facciamo la Sto guardando quello là che è molto affascinante, è molto particolare, sì, sempre più in alto, diceva, sono alti. Io ho un capannone in affitto, ma non è così alto, non ci starebbe, arriveremmo forse a quello lì, forse al primo, meraviglioso. E vivo per queste cose e credo, dottoressa, che immagini, io penso sempre alla Law Society, immagini agli sbandati, quelli che mi concederebbero intervista per, o per soldi o per rubarmi il telefono, cioè. Cosa si perdono, nel senso che lavorare qua credo di anche emozioni, è d'accordo? Il luogo è diverso rispetto a un semplice ufficio, soprattutto se uno ha manualità, io non ce l'ho, e tra l'altro vedo tante donne. Bello. Comunque, dottore, io giurerei che lei è veneto dal cognome. Origini. Paese? Diciamo sono che... in diretta su YouTube, l'avviso, perché mi dicono che sono molto scorretto. Diretta che guardano 3 persone. Brendola. Provincia di? Vicenza. Giornale di Vicenza. No, scrivo per il Gazzettino da una vita e... Brendola sa che non l'ho mai sentito. Sono stato abbonato per qualche mese al Gazzettino. A Montecchio Maggiore. Uscita sì, poi dopo. Abitanti? Quanti? Non lo so perché. Ma piccolo piccolo. Origini sì, di Brendola, ma io ci sono stato 2 volte. E non è neanche i parenti. Là. Sì, ci sono dei parenti, però già mio papà quando aveva 2-3 anni. Però dica la verità, tifa il Vicenza, il lane, no?
No, però abbiamo la maglia. Lui è mio figlio, abbiamo la maglia. Dell'Ane. Sì. Però adesso siamo diventati tifosi della Reggiana. Certo. Noi siamo di Milano. Me l'ha detto. Siamo tifosi del Milan. Però come Squinzi. Adesso anche. Adesso non so se la famiglia, lui sì. Grazie. Grazie. Magia e meraviglia. Fa la conferenza. Le coppe. Guardate che appassionati anche di motori. Stanguelini. Sai che se devo scrivere qualcosa? Posso filmare questo? Lo devo chiedere. No, facendo solo questo. Tolgo l'audio, dici?